Uomini in marcia è un film documentario che racconta intanto 100 anni di storia del lavoro in Italia. Stanno arrivando i marciatori! Marciatori che sfilano per tutte le strade del Sulcis Iglesiente dal giorno 19 lunedì. Hanno attraversato tutti i comuni. Sono partito da una marcia dello sviluppo del 92-93 che si tenne nel Sulcis Iglesiente, che è una zona della Sardegna, una zona molto importante della nostra isola. 27 comuni si erano attivati e mobilitati per avere delle risposte dalla politica e per non lasciare all'asciutto tantissime famiglie che rischiavano di rimanere senza il pane, banalmente. Sono partito da quello, ma sono partito da delle immagini bellissime per il senso di ricordo, immagini di repertorio che ho trovato alla Cineteca Sarda a Carbonia. Non mi è bastato e sono andato a ricercare anche altri materiali e poi in collaborazione con Gianni Loi, che è un professore di diritto del lavoro, e di Ken Loach e Laurent Canté, abbiamo poi, come dire, fatto un excursus artistico, diciamo, perché poi il cinema è un condensato, sono 70 minuti di idee, di proposte, però ci è sembrato di aver attraversato quello un po' che è successo nella nostra nazione fino ad oggi. Gianni Loi degli anni 60 era un filmmaker che con la sua Super 8 filmava le manifestazioni, il 68, il 68 a Cagliari, le lotte dei lavoratori degli anni 70. Quando ho iniziato a ragionare sugli intervistati, ho pensato: sono importanti i nostri lavoratori, i marciatori, i sindacalisti, la gente che ha vissuto quell'epoca. Però mi serviva come regista uno spunto critico di un collega illustre, due colleghi illustri. Allora il primo che ho pensato è Ken Loach. What has changed now in the last two decades, three decades, is that until recently, we thought if we don't win this time, we will win next time, or the time after that, or in 20 years' time, or in 50 years' time, one day we will win. Sono felicissimo di stare al Festival di Roma, perché ho visto che la direzione artistica ha poi inserito anche altri film che parlano di lavoro. C'è un bellissimo film di Michele Riondino, un film di Robert Guérillan, che è un altro regista francese che tocca le tematiche del lavoro. Insomma, è importante che se ne parli, ed è importante che se ne parli anche tanto, perché il cinema è uno strumento importantissimo, e come la musica, come le arti in genere, arriva di più rispetto ad altre forme. È un film che vuole far vedere che cosa è successo, ma vuole anche dire: non commettiamo gli stessi errori, continuiamo ad andare avanti.